Gigi De Palo, presidente nazionale del Forum delle Associazioni Familiari, che ha fatto la propria assemblea nazionale qui al Festival della Dottrina Sociale, ma che oggi parlerà insieme al Ministro della Famiglia di quelli che sono i problemi delle famiglie italiane, perché hanno tanti problemi. Le famiglie non sono un problema, sono una risorsa. Le famiglie non sono, ripeto, il problema ma la soluzione del problema, quindi cercheremo di far capire al Ministro che in Italia urge una politica familiare, il Ministro lo sa, però cercheremo di ribadirlo, urgono politiche familiari che non possono essere questi bonus una tantum, ma urge una riforma seria di un sistema, anche perché le risorse già ci sono ma vanno distribuite meglio, vanno date in maniera più certa e più immediata alle famiglie. Questo oggi non avviene ed è un peccato perché non nascono più figli e questo avrà nel futuro, ma molto prossimo, una serie di ricadute sociali enormi. Quindi concretamente uno Stato che guarda a un futuro neanche troppo lontano deve porre la famiglia come obiettivo anche economico. Assolutamente dobbiamo fare una narrazione anche nuova della famiglia, perché l'abbiamo raccontata come un problema, come qualcosa di triste, di angosciante, di noioso, mentre invece è la prima impresa, l'impresa più produttiva di questo paese, perché fa risparmiare molto, ma soprattutto è una sorta di petrolio silenzioso, nascosto, che noi non pensiamo di avere, ma che invece c'è. Allora, se riparte i consumi, e possono ripartire solamente dalle famiglie, noi proponiamo l'assegno unico, l'assegno universale, l'assegno per figlio, chiamatelo come volete, ma questo proponiamo, cioè mettere nelle tasche delle famiglie italiane 250 euro al mese per ogni figlio. Un figlio deve essere considerato un bene comune, è un investimento, non è un costo. Questa è la proposta concreta che potrà essere inserita nella carta dell'impegno cristiano che verrà firmata e sottoscritta alla fine del festival. Detta in due parole è questo assegno. Ma io credo che per troppo tempo noi pensiamo e abbiamo pensato che il bene comune fosse la somma degli interessi particolari, quindi l'interesse particolare dei pensionati, quota 100, l'interesse particolare dei disoccupati, reddito di cittadinanza, l'interesse particolare dei sindacati, il cuneo fiscale, uguale il bene comune. No, il bene comune è una visione nuova, un insieme, qualcosa che va oltre questa visione parziale, non è la somma di tutto questo, ma è una visione di paese, e questa visione di paese non può prescindere dai figli e, a nostro modo di vedere, non può prescindere da una riforma fiscale che metta fine alla discriminazione fiscale in cui versano le famiglie. Per questo noi diciamo assegno unico, assegno universale, assegno per figlio.